Ero qualcos'altro, facevo l'attacchino. Con la colla e la scala, eravamo in due. Uno a terra, l'altro in cielo. Eravamo un gruppo, quello sotto incollava su un piano inclinato, poi appallottolava la testa di un rettangolo di manifesto e lo lanciava a me sulla scala. Sì, ero già in cielo, come una stella, una star. Spianavo sul tabellone quel rettangolo di seduzione e lo distendevo con una spazzola, pezzo a pezzo formavo il manifesto. Uno spettacolo, io facevo spettacolo direttamente sul manifesto, che non era nemmeno il mio, ma io ero il mio spettacolo. Ho sempre pensato di togliermi questo sfizio, incollare un mio manifesto, lo farò. No, non lo farò, no, non lo farò. Sai cos'è questa? Sai cos'è questa considerazione di me? Tu non la conosci? Con che faccia te l'aspetti dagli altri? Immagina me sulla scala che incollavo manifesti come se stessi fingendo di farlo. Pensaci, pensaci. Ti pare una cosa da pazzi? Lo era, lo sarebbe stata per tutti. Solo io fingevo, giuntando pezzi di pubblicità. Ma non si vedeva. Cosa si vedeva? Un attacchino sulla scala che si accontentava. E in mano cosa avevo? Una spazza. E non ero nemmeno un batterista soffice. Bisogna accontentarsi di quello che si ha per ottenere l'inimmaginabile. Quello che poi pensi mentre ti accontenti o è un lamento o è una rivolta. Il mio pensiero era una rivolta, era la rivoluzione. Te con la colla e con la spazza. Inchiodare il manifesto alle sue responsabilità. Spianare, livellare, creare uguaglianza. Io mi sporgevo da quella scala, oscillavo in maniera pericolosissima, cadevo ogni volta da 4 metri, 5 metri, 5, ogni 4, 5 minuti. Si vedeva, non si vedeva. Cadevo per me, nessuno sapeva nulla di quello che pensarono, nessuno sapeva nulla che io cadevo. Mi facevo male? Non mi facevo male, perché non mi aspettavo nessun corso né commiserazione. Io non avevo un pubblico, quindi non mi facevo male. Io scrivo sempre i miei testi in bilico, su un piolo, a qualche metro da terra, li incollo alla musica, li distendo con una spazzola, metto insieme i versi come i settori di un manifesto che alla fine appare, bello, tutto intero, bello fatto. Cosa vi rappresenta? I vostri denti bianchi, i vostri indumenti intimi, i vostri corpi, i vostri profumi. Io creo l'uguaglianza dei vostri costumi. Tu cosa aspetti? Il giudizio dei il giudizio, gli dai la parola dopo avergli dato la musica, più ne parlano bene della tua musica, più gli lasci la parola, certo, più se la prendono, e quando mai la smettono, se questo gli permette di non ascoltare la tua musica, è insopportabile. Sai qual è il pericolo e il pregio dell'adulazione? È ovvio, la finzione. Adulare è un'aspirazione, un'ambizione. Tu e i tuoi amici rinnovate il piacere della corte, diventate nobili, tu il principino e loro gli aristocratici. La frustrazione crea dinastie nobiliari più del sangue blu. Sulla scala io ho già fatto la rivoluzione, anche contro di voi. Io vivo delle mie parole, ossia di me stesso, sono un paroletario. Attenta a te, mio bel principino, tu sogni. Primo errore, componi sognando e poi speri. Componi sperando, secondo errore, poi fai sogni impossibili, terzo. E nutri speranze impossibili, quarto. Sei come tutti, un onesto dittatore su te stesso. Sul tuo pessimo stato. Sopprimi l'essere umano. L'essere umano che alle volte riesce a fare ciò che è possibile. Tu non sai cosa può l'essere umano, può perfino godere. Non ti interessa il possibile, ti interessa lo straordinario, la cosa dell'altro mondo. Diventi orientale per puro esotismo. In ciò che per te è veramente incredibile, in questo credi. Tu sei polistirolo espanso, sei silicone, nello stesso tempo detestandoli tutti e due, questi isolanti, ma tu allo stesso modo ti siringhi, ti inzeppi, ti spremi, ti spandi, immobilizzandoti, sigillando te stesso, e credi di riempire le crepe del mondo. Ma in nome di che? Ah, dico, in nome di che? Ma non di uno scherzo, non di uno scherzo, di uno sberleffo,
non di una pernacchietta, di una bolla d'aria derisoria nel sigillante. No, 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 tu fai tutto questo in nome dell'arte. Della tua arte, tra le tue mani, e tra le tue mani spremi te stesso come una, non so come si chiama, peretta di te. Tu sei appiccicoso. La tua sostanza lo è, non so, la tua anima è colla. Tra il liquido e il solido del tuo corpo c'è l'appiccicoso della tua anima. Cosa ci fai con la tua anima? Ci si colla anima di festa. Tu pensi che l'arte sia come te quando tu sei ridicolo, eh? Ossia, quando fai il nobile, tu pensi che l'arte sia nobile. È appunto la cosa più nobile del mondo. No, sai che ti, no, tu sei, da, sì, sai che ti dico, dal tuo punto di vista hai ragione. Tu sei nobile e ridicolo, anche l'arte, così come la vedi tu, lo è, ridicola adulazione di un nobile. E la canzone è la forma d'arte più ridicola. A cosa serve? A questo, è un rilevatore. Finché il pubblico non si rende conto delle cose ridicole che ascolta, qualcuno saprà fino a che punto è credulo l'essere umano. Quello che capita nelle canzoni non può succedere in nessun posto del mondo. Lo spettacolo lo sostituisce il mondo, con l'aria che separa il pubblico dalla scena. Questa è l'aria, ma questa è l'arte, l'aria, l'aria. Tu stai sacrificando la tua vita all'aria. Ma è già qualcosa, è il segno che respiri. E non gliene importa niente a nessuno. Ma ogni mio respiro, devo dirlo, vero o no, io devo dirlo, ogni mio respiro appartiene al pubblico, l'ho detto, perfino il nostro disprezzo e le nostre fughe sono un loro patrimonio, anzi, nel nostro disprezzo e nelle nostre fughe siamo ancora più servili, gli offriamo sulla nostra schiena d'argento il nostro peso della nostra pena e in più ci concediamo per denaro il che ci fa degni di una grande attrazione e nello stesso tempo di un grande ribrezzo. Ah, il pubblico ha le sue esigenze, sai? Gridare bravo, applaudire, rimediare argomenti di conversazione, farsi vedere, dire oh, io ho ascoltato l'ultimo, non mi ricordo il primo, quel periodo di mezzo, eccetera. Aspettarti all'uscita, pedinarti, ignorarti. Mi pagano bene perché io creo lavoro, dai baristi alle hostess, alle guardarobiere, alla sicurezza, ai forici, ai datori di luce, eccetera. Io faccio circolare il denaro, faccio circolare il sangue. Tra le poltrone vicine creo un traffico di gomiti, di ginocchi, di appuntamenti, amori tra amanti, tra innamorati fedeli, tra i tanti sessi dell'essere umano. O le rubano portafogli nelle resse, qualcuno fa il pazzo per un posto occupato, volano pugni e schiaffi. Io faccio guadagnare i medici e gli avvocati, i sarti, i parrucchieri, gli stilisti, i rovinieri, tabaccai, gli agendini. Il pubblico vede in me l'artista, io vedo nel pubblico il mondo. Ti sto parlando del mondo. Anche un riparatore di biciclette potrebbe dire le stesse cose che ho detto io, ma non quelle che dici tu. Tu non dici niente. Cosa fai nel mondo? Ripari biciclette? No. Tu fai l'incompreso. Tu nemmeno metti toppe, tu nemmeno tappi le bucature. A me come un ladro. Mi hanno solo scoperto. Il nostro destino non ci appartiene. È di chi ci scopre, di chi ci coglie sul fatto. Non esistono geni incompresi. Al massimo esistono schiavi. Non ci appartiene il destino, non ci appartiene. L'uomo è nato per essere scoperto.